Buonasera e ben trovati, altra puntata di Salute in Ordine. Sono 19 le professioni sanitarie che stiamo scoprendo nel corso del nostro, del nostro viaggio e che vengono rappresentate dall'ordine dei tecnici sanitari, di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione che io ringrazio perché ci dà modo di scoprire, di conoscerle eh, più da vicino, di eh, informare anche voi su quello che fanno e eh, insomma eh, da rendervele, darvele come anche punto di riferimento. Eh, questa sera abbiamo altre eh, due professioni da conoscere, sono gli igienisti dentali e i logopedisti. Vado subito a presentare la dottoressa Caterini Eleonora, che buonasera. rappresenta la prima professione sanitaria, ovvero quella degli igienisti dentali, ed è vicepresidente del CDA. Buonasera, esatto, buonasera e grazie. Allora, quindi il nostro è un viaggio articolato, quello di salute in ordine, che oramai dura da un mese, siete tanti, <ride> avete delle attività particolari, a volte anche complesse, quindi per me è un grosso piacere perché anche io le scopro per prima assieme al nostro pubblico ovviamente. Quindi entriamo Grazie. subito nel vivo. Eh, chi è l'igienista dentale? L'igienista dentale è un professionista sanitario laureato e una figura chiave nel team odontoiatrico. L'igienista dentale si occupa di prevenzione e trattamento delle patologie della bocca insieme all'odontoiatra e ha un ruolo di primo piano nell'approccio psicologico al paziente e nella cura della persona, creando un'alleanza terapeutica con il paziente. L'igienista dentale è un professionista che eh, si occupa di ehm, fornire istruzione e motivazione al paziente, non solo alla salute orale, ma alla salute generale, nel far acquisire appunto consapevolezza e competenza verso la propria eh, salute. Eh, L'igienista si rivolge nel suo lavoro a mh, persone di tutte le età, ma la sua azione può addirittura iniziare ancora prima della nascita attraverso l'educazione della gestante su una corretta gestione della salute orale del bambino. Bambino che verrà poi eh, inserito in un programma di controlli periodici volti a tutelare la salute della bocca e a monitorare tutte le fasi della crescita, quindi dalla dentizione decidua, quelli denti da latte, eh, fino alla dentizione permanente. Quindi eh, l'igienista insieme all'odontoiatra accompagnano tutto lo sviluppo del bambino e monitorano eh, la crescita e la salute orale. Quindi l'igienista ha un ruolo importantissimo nel far acquisire al bambino ehm... Consapevolezza, competenza riguardo alla salute della propria bocca e l'importanza di mantenere eh, sana la, la bocca, e mh, motiva e istruisce i genitori, li educa riguardo a un'alimentazione adeguata per mantenere questo stato di salute. E è importantissimo eh, che i bambini vengano eh, nella prima infanzia già nello studio odontoiatrico per far vivere loro un rapporto sereno sia con l'igienista che con eh, l'odontoiatrico e i controlli periodici vedremo che sono la chiave di volta per la prevenzione. Noi igienisti in Umbria siamo più di 50 iscritti all'albo eh, degli igienisti di Perugia Eterni e a tal proposito invito tutte le persone che ci stanno ascoltando di verificare sempre che eh, il proprio igienista sia regolarmente iscritto all'albo. Certo. Attualmente in Umbria lavoriamo nella sanità privata, ma ci auguriamo presto di poter portare le nostre competenze anche nella sanità pubblica e avvicinare così. Tutta la popolazione alla prevenzione e aumentare anche l'offerta dei servizi odontoiatrici. Perché la cura della bocca è così importante per la nostra salute? La cura della bocca ha un ruolo fondamentale per mantenere la salute del nostro organismo. Infatti la bocca ha eh, numerose funzioni da svolgere. Eh, quella che conosciamo tutti è quella masticatoria, eh, ma la digestione inizia proprio in bocca con una corretta masticazione. Quindi vediamo che eh, la bocca ha un ruolo non solo per eh, la masticazione ma anche per eh, una corretta funazione, per la respirazione e anche sul piano estetico, quindi eh, psicologico e relazionale per una persona. Infatti una bocca sana aumenta la sicurezza e l'autostima di una persona, al contrario una bocca con patologie può comportare anche problemi psicologici. Con una bocca sana possiamo gustare il cibo, entrare in relazione, eh, parlare bene, quindi eh, una bocca sana aumenta la qualità della vita a tutte le età. E nello specifico eh, conosciamoci insomma in che cosa consiste il lavoro dell'igienista dentale. Allora, l'igienista dentale previene e tratta in team con l'odontoiatra eh, le malattie della bocca e mh, ha un ruolo cruciale nel motivare la persona a corretti stili di vita e mh, a eliminare le abitudini eh, nocive che possono portare all'esordio di una eh, malattia come carie, gengiviti o malattia parodontale. Eh, la carie è ancora oggi la malattia più diffusa. Al mondo. Può colpire a qualsiasi età, quindi sia la dentizione da latte che la dentizione permanente, eh, provocando, se eh, non arrestata per tempo, eh, una perdita della struttura, quindi un danno biologico eh, importante per eh, la bocca e eh, addirittura può portare alla distruzione completa del, del dente o dei denti interessati. La buona: notizia è che si può prevenire la prevenzione si può fare a tutte le età non è mai tardi per prendersi cura della propria bocca anche se come detto prima è bene iniziare certo. già nella prima infanzia con le buone abitudini e, però una bocca sana aiuta tutto l'organismo a mantenersi no, certo, in buona questo, salute quindi la prevenzione abbiamo capito è fondamentale anche perché spesso i segnali che ci manda la nostra bocca sono spesso trascurati. No? Esattamente, spesso è proprio la mancanza di controlli periodici eh, che porta a scoprire in ritardo patologie non solo come la carie ma anche come la malattia parodontale che eh, nel suo esordio è spesso asintomatica o eh, associata a disturbi che eh, le persone tendono spesso a sottovalutare come il sanguinamento gengivale o l'ipersensibilità. I controlli periodici inoltre sono fondamentali eh, non solo per la patologia eh, dei denti ma eh, anche per quelle dei tessuti molli. Pensiamo al cancro orale che è una eh, patologia che spesso viene scoperta in ritardo e è proprio il ritardo diagnostico che comporta un grande impatto in termini di eh, sopravvivenza ma anche ehm, sulle conseguenze funzionali e psicologiche di un eventuale intervento. Eh, tardivo per tutti gli aspetti che abbiamo citato prima, certo. e quindi l'igienista monitora lo stato di salute del paziente e segnala all'odontoiatra qualsiasi lesione sospetta. Ecco, parlando di malattia paradontale, già l'abbiamo accennato, eh, è una malattia molto diffusa? Sì, è una malattia molto diffusa, si stima che in Italia oltre la eh, metà della popolazione eh, adulta ne è affetta nei suoi vari gradi di eh, severità. La malattia parodontale è una malattia cronica che colpisce l'apparato di sostegno dei denti e può comportare la perdita dei denti stessi se non diagnosticata e trattata. Eh, la malattia parodontale è una malattia che è provocata da un disequilibrio tra alcuni batteri che risiedono nella nostra bocca e le difese del nostro organismo. E numerosi sono i fattori di rischio per questa malattia, eh, tra i quali la familiarità, quindi la predisposizione genetica, eh, alcune malattie croniche come ad esempio il eh, diabete, eh, una scarsa eh, igiene orale e, e anche eh, lo stress cronico. Molte persone in questo periodo specialmente soffrono di eh, stress, di distress, uno stress prolungato nel tempo. Questo può entrare come fattore di rischio e innescare la malattia parodontale in quanto eh, lo stress si comporta come un disregolatore del sistema immunitario. Mm -hmm. E la malattia parodontale inoltre è associata a numerose patologie sistemiche eh, proprio perché se non trattata comporta eh, un'immissione in circolo di alcuni mediatori chimici e eh, quindi di un'infiammazione cronica generale eh, che fa da fattore di rischio per malattie cardiovascolari, eh, per l'artrite reumatoide, eh, abbiamo un'associazione con il cancro al colon e nelle donne in gravidanza con eh, il parto pretermine, con bambini eh, a basso peso neonatale e con il diabete. E proprio con il diabete mi voglio soffermare eh, proprio su questo punto perché ha un rapporto eh, bidirezionale dove la malattia parodontale influenza il diabete e il diabete influenza la malattia parodontale. Ah, sì, infatti è una delle varie complicanze del diabete, eh, di uno scarso controllo glicemico, come avere una malattia parodontale non trattata può comportare eh, un aumento della glicemia. Ma trattando la malattia parodontale si migliora anche il controllo glicemico da parte dell'organismo, quindi vediamo come è fondamentale prendersi cura della propria bocca. Anche da questo punto di vista. E assolutamente, e non solo, voglio eh, anche nominare il rapporto con il Covid. Infatti eh, da uno studio pubblicato recentemente è emerso come i soggetti affetti da malattia parodontale non eh, trattata siano più a rischio di contrarre il Covid-19 e di sviluppare eh, le complicanze adesso associate come ad esempio la eh, ventilazione assistita o il ricovero in terapia intensiva. Quindi ecco, vediamo come anche in questo momento sia fondamentale eh, continuare a prendersi cura della propria bocca. Quindi tutte le varie categorie professionali che tra l'altro abbiamo conosciuto nella nostra eh, trasmissione hanno fatto e stanno facendo la, 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 la propria parte anche nella lotta sì, al Covid. Assolutamente, anche gli igienisti dentali hanno continuato il loro servizio durante la pandemia e stanno continuando malgrado eh, il nostro, la nostra professione sia stata in tra quelle più a rischio eh, come eh, contagio e malgrado ciò cioè è stata una delle categorie meno colpite certo. e questo è sintomo di una grande eh, professionalità e competenza. Quindi insomma eh, parte tutto anche dalla bocca, la bocca è la nostra finestra, no, la, la bocca è la sentinella della mm -hmm. <ride> salute eh, sistemica, la bocca è fondamentale mm -hmm. e mh, ci aiuta a mantenere eh, la salute in ordine e mh, il messaggio che vogliamo portare noi igienisti è che la bocca è proprio la finestra sulla salute sistemica. L'igienista eh, previene, tratta e mantiene la salute, quindi non solo orale, ma la salute sistemica di, certo. di una persona. Insieme all'odontoiatra i controlli periodici sono la chiave per il benessere e eh, rinnovo l'invito a eh, rivolgersi a professionisti regolarmente iscritti all'albo certo. e solo gli igienisti dentali e gli odontoiatri sono le figure autorizzate a lavorare nella bocca del paziente. Quindi mi raccomando andate nel sito, vedete l'elenco dei professionisti che sono. Eh, che sono scritti lì e fate riferimento soltanto a quelli, perché sono quelli, diciamo, che hanno, sono iscritti all'arco, quindi non esercitano abusivamente la professione. Assolutamente. <ride> sorridere è una cosa seria. Assolutamente, serissima, fin da piccoli abbiamo scoperto. Assolutamente. Grazie, dottoressa. Grazie. Grazie. Allora, adesso ci fermiamo un attimo, quindi a lei la saluto e la ringrazio. Grazie perché, a voi. Eh, avremo qui al suo posto eh, la dottoressa Valentina Romizzi, che rappresenta la professione dei logopedisti, quindi a eh, tra pochissimo non andate via. Eccoci rientrati, ed ora con la dottoressa Valentina Romizzi, che è membro del CDA dei Logopedisti. Conosciamo oh, sì. più da vicino questa professione. Entriamo subito nel vivo, dottoressa, per risparmiare tempo. <ride> Allora, chi è il logopedista e di che cosa si occupa? E chiedo anche a Moreno Rellini, eh, il nostro regista, di mandare anche una slide che un po' ci aiuta anche a vedere quello che lei ci spiegherà a parole. Prego. Sì, buonasera. Eh, sì, perché il logopedista, diciamo, non è semplice rispondere a questa domanda. Eh, intanto il logopedista è un professionista abilitato alla professione tramite laurea triennale e regolarmente iscritto all'albo. Attualmente in Umbria siamo in 228. Eh, e eh, si occupa di comunicazione, che è una parola che sembra semplice, ma eh, racchiude dentro di sé un mondo. Mm. Eh, quindi diciamo che eh, ci occupiamo eh, dalla dal processo comunicativo nel momento in cui comincia, quindi. Da quando una persona riceve un input che può essere scritto, eh, quindi percepito tramite eh, la visione, oppure eh, un input verbale, quindi eh, che può essere percepito tramite eh, l'udito, questo input viene poi elaborato per essere diciamo, compreso dal, dal cervello. Eh, inoltre c'è un secondo eh, normalmente eh, processo che è quello della produzione di un messaggio. Quindi, diciamo, dal momento dell'ideazione del messaggio alla messa in ordine delle, delle parole e delle frasi, per poi eh, attraverso sempre anche qui o eh, diciamo la la scrittura, quindi i movimenti fini della mano, che può essere sia appunto scrittura propriamente detta o digitazione sul computer, oppure tramite appunto la, il segnale verbale, quindi la, la messa in moto delle corde vocali e l'articolazione, produciamo un messaggio verbale di fatto come sto facendo io adesso. Ecco, questo percorso che ho detto in maniera molto stringata è estremamente complesso e può andare incontro per determinate ragioni ad alcuni problemi. Eh, ...problemi appunto di cui si occupa il logopedista eh, ne, anche nelle varie fasi della vita... ...perché questi problemi possono intercorrere dal momento della nascita per tutta la vita... ...fino ad arrivare appunto all'età senile dove anche lì possono appunto esserci. Eh, oltre questo il logopedista si occupa anche di problematiche di deglutizione per una diciamo concordanza anatomica... ...nel senso che eh, utilizziamo il tratto vocale cosiddetto che noi utilizziamo per produrre la voce anche quello che utilizziamo per deglutire e in parte anche per, eh, per respirare e quindi il logopedista si occupa anche di questi altri due frangenti. Eh, essendo un percorso davvero così un procedimento così complesso, mm -hmm. eh, occupandoci quindi di tante di tutte le tappe di questo, di questo percorso. Eh, diciamo che siamo un po' degli animali sociali, <ride> assolutamente sì. Ci dicono, per, per antonomasia, diciamo, ci dicono che siamo dei gran chiacchieroni, ed è vero, ehm, ma perché eh, il nostro obiettivo è davvero quello di mettere al centro il paziente di un processo di cura dove noi siamo una delle figure che devono sostenere il paziente a qualsiasi, in qualsiasi età eh, dall'infanzia, ripeto, fino all'età senile in questo percorso. E quindi collaboriamo con eh, gli igienisti dentali che mi hanno preceduto, ma anche eh, appunto ortodonzisti, medici di medicina generale, pediatri. Quindi è un lavoro in equipa il vostro, la vostra professione. Assolutamente sì, fino ad arrivare appunto alle varie specializzazioni, ma anche i colleghi appunto la maggior parte delle professioni eh, dell'ordine Soprattutto quelle forse dell'area più riabilitativa, uh -huh. che non cito perché avrei dovuto scrivermi sulla mano perché <ride> sono troppe. siamo <ride> veramente tanti, come diceva lei prima. Quindi vi occupate di tantissimi argomenti, c'è già fatto un elenco molto molto corposo. Eh? Sì, 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 esatto. Eh, ci occupiamo di tanto, è importante un po' specificare che non ci occupiamo di tutto. Cioè, ecco. non è che ogni logopedista si occupa di tutto questo processo in tutte le età della vita, perché eh, ecco, l'ho detto in due parole, ma veramente: ogni tappa richiede quasi una vita per essere studiata sia nel suo processo fisiologico ma soprattutto nel suo processo patologico quindi quando ci sono problematiche anche perché possono essere diversissime tra di loro uh -huh. e quindi diciamo che ogni logopedista sviluppa nel corso della propria vita professionale delle aree di intervento in cui appunto poter agire con eh, sapienza e competenza. Eh, quindi mh, per fare diciamo, un esempio um, spero chiaro, è sarebbe abbastanza improbabile che un logopedista che si occupa di dislessia e disortografia si occupi anche dell'anziano che ha problemi di linguaggio perché ha avuto un ictus. Certo, chiaro. Per ma eh, come faccio a capire che devo andare dal logopedista o devo portare mio figlio dal logopedista? Cioè qual è il quel campanello d'allarme? È Una mia curiosità. Eh, possono essere diversi ah, sì. appunto a seconda eh, di dove si, ehm, eh, si profila il problema. Perché il problema può essere nel caso per esempio di, eh, se pensiamo a... Alla, alla fase dell'infanzia potrebbe essere sia perché il bambino magari non riesce ad esprimere correttamente eh, alcuni, eh, diciamo alcuni concetti complessi, perché ha difficoltà, ripeto, a seconda dell'età, magari nella lettura ehm, si riscontrano delle difficoltà che sono un pochino sopra a quelle, diciamo, della media dei bambini di quell'età. La scuola diventa anche un po' la cartina di tornasole, oltre il pediatra, sì, diciamo, nel caso dei figli, assolutamente, dei figli. la scuola. È appunto un altro ente con cui noi collaboriamo molto, molto a, a veramente gomito a gomito perché è, il primo, è quella che fa eh, diciamo il primo grosso, se vogliamo proprio, screening certo. eh, in qualche modo, e la prima segnalazione deriva proprio grazie all'iniziativa. Dalla maestra Esa. di scuola. A proposito di questo, in quali contesti operate? Eh, in diversi, eh, diciamo sicuramente nella parte clinica siamo in gioco per quello che riguarda eh, la, la parte di counseling, eh, di prevenzione, eh, abilitazione e riabilitazione, nel senso che per fortuna diciamo, il logopedista non si occupa solamente di, dei casi gravissimi ma a proposito di insegnanti, a volte ci occupiamo proprio degli insegnanti stessi se il problema è un problema vocale quindi anche questo può essere un altro no, ambito dove il logopedista viene contattato eh, e parliamo di abilitazione forse è un termine un pochino al quale siamo meno avvezzi pensando appunto al logopedista perché ci sono una serie di problematiche che possono richiedere ehm, l'intervento del logopedista non per ripristinare una funzione eh, che è stata perduta eh, ma per per eh, imparare una nuova modalità comunicativa eh, che in determinate situazioni può essere necessaria. Eh, facendo anche qui un esempio, ci sono delle problematiche che possono riguardare per esempio un bambino che nasce con una grave ipoacusia, quindi diciamo con una sordità grave, è possibile aiutare questo bambino impiantando... Così sto parlando, parlando certo. in termini comprensibili, una specie di orecchio bionico, ecco, però questo orecchio bionico non è che fa tutto il lavoro da solo. Chiaro. Il L'ogopedista, grazie anche appunto anche qui, collaborazione con i tecnici audiometristi, eccetera, e i medici, fa un percorso per insegnare al bambino come interpretare i segnali che questo orecchio bionico traduce. Ah, quindi insomma un ruolo importantissimo. Sì. Ampio sì. la domanda. Se io sono in, in, in età adulta, come faccio a capire, cioè qual è il campanello d'allarme? Che mi dice forse dovrei andare da un logopedista? Eh, anche qui sono, dipende tantissimo, infatti, è, è, purtroppo è complicato, come dicevo sì. prima, dare una risposta univoca. Sì. Eh, però per esempio appunto ho problemi di voce sono un insegnante, sono un attore, sono un cantante o sono una persona che utilizza molto la voce per parlare o anche no ma vedo che ho una qualche problematica legata la mia voce non funziona più come prima la mia okay. voce diventa rauca eh, o ecco ho delle difficoltà ad utilizzare la mia voce per quello di cui eh, ho bisogno, ho bisogno. Oppure anche, appunto nel caso dell'anziano, in qualche modo vedo che il mio linguaggio eh, non risponde più come prima alle mie esigenze o alla mia deglutizione. Quindi per esempio l'anziano, spesso succede, eh, ecco che vengono eh, da, da, nei, dai vari colleghi da noi dic dicendo ho difficoltà a deglutire mi va tutto di traverso. Mm -hmm. E quello può essere appunto per esempio un segnale di. Quindi voi potete intervenire, il vostro aiuto può essere importante in questi casi. Ci proviamo quantomeno. <ride> allora sì. le, le professioni che abbiamo conosciuto e che stiamo conoscendo sono molto specializzate, altamente specializzate, addirittura utilizzano anche dei macchinari molto complessi e quindi la tecnologia e le professioni sanitarie vanno no, di pari passo. E con, gli, con i logopedisti in questo caso, cioè che rapporto avete con la tecnologia, che tipo di apporto può dare la tecnologia? al vostro mestiere, alla vostra professione? Sì, ne dà molto, devo dire. Ovviamente tecnologia e l'avanzamento la, anche della scienza Chiaro. in qualche modo ci permette di affrontare quelle che sono delle sfide eh, anche molto eh, attuali. Per esempio, ecco, ci siamo trovati anche noi in prima linea con eh, i pazienti che hanno avuto Covid, che hanno il Covid, ma anche quelli ecco, che hanno avuto soprattutto, quindi siamo in fase di riabilitazione, in questo senso la teleriabilitazione eh, ha dato, che era una cosa che dieci anni fa non era pensabile, eh, ad oggi invece è qualcosa che è, che è in rapido sviluppo. Certo. Oppure anche, eh, per esempio, una cosa che me lascia sempre abbastanza impressionata quando ci penso, ehm, ci sono delle, delle colleghe che si occupano di eh, aiutare, accompagnare il neurochirurgo in sala operatoria, perché ci sono alcune operazioni al cervello che vengono fatte a paziente sveglio e la logopedista, il, io, là, siamo abituati, <ride> dico là perché diciamo che non abbiamo problema di quote rosa, siamo ah, okay. veramente a maggioranza femminile. Beh, almeno, <ride> Mi perdoni. Almeno. Noi colleghi. <ride> Almeno voi ci sì, rappresentate. Sì. E, e quindi ecco, il logopedista fa una serie di test al paziente che sta subendo la, uh, la, la chirurgia per aiutare il neurochirurgo a regolare il più possibile l'operazione che sta a sì, Addirittura. Sì, sì. E anche, eh, non so, mi viene in mente anche per esempio la, la voce, quella che ad oggi è la cosiddetta voce del transessuale, nel senso che le persone che decidono di fare un percorso per cambiamento di gender, si passa, normalmente chi passa dal, eh, dall'uomo eh, a, a donna, sfronta un, per una serie di operazioni, tra cui anche la chirurgia alle corde vocali, uh -huh. perché chiaramente la voce è, è di fatto l'identità, è identitaria di noi e quindi... L'operazione, però, da sola non è sufficiente e il logopedista, ecco, aiuta. Serve un percorso eh, del logopedista per adeguare la propria esattamente, voce. Esattamente. Eh, ah, ecco, esattamente. addirittura, è, questa è un'altra cosa che scopriamo. Non ci annoiamo. No, non vi annoiate. <ride> Dottoressa, abbiamo scoperto tantissime cose, grazie a lei, ma soprattutto la cosa importante che consiglio anche in questo caso è di andare nel sito no, della, sì. della vostra, del vostro ordine professionale, perché lì c'è tutto l'elenco dei logopedisti che operano esatto, sul territorio, perché, iscritti all'albo. Eh, sì, perché... Insomma, si fa presto ad incontrare dei ciarlatani, no? e invece, no, questo noi lo vogliamo evitare ed è anche uno degli scopi di questa trasmissione perché sono delle professioni abilitate, c'è un elenco e quindi i riferimenti sono tutti nel, nel sito a disposizione. Quindi andate assolutamente dai professionisti. sì, sì. sì. <ride> Grazie dottoressa per le sue spiegazioni, per il suo contributo. Lei, Grazie sera. anche a voi per averci seguito. Ci vediamo venerdì.